nostra la professionalità, la passione, sì, la capacità, l'entusiasmo che hai trasmesso a tutti noi questa sera. A tutti è venuta voglia di ballare. Sì. Grazie, grande, teatro, un'emozione dopo l'altra, ragazzi, grazie a tutti. Allora, ogni volta mi fai commuovere, arrivo a questo punto che non riesco più a salire sul palco perché mi scendono le lacrime, perché secondo me la bellezza e l'arte fanno commuovere. Grazie Sandro per questo meraviglioso spettacolo che ci hai regalato questa sera, però noi vogliamo sentire anche le tue parole. Eccoci, intanto buonasera a tutti, grazie di essere qui, facciamoci un applauso. Si commuovono anche le ragazze. Quando io sono in teatro, ogni volta che faccio spettacoli mi piace vedere i visi delle persone, chiedo alla regia di illuminarmi la sala, grazie. Grazie, grazie, grazie. Oh, eccoci. La cosa bella di tutto questo, ecco, vieni un attimo Benny, vieni Benedetta, ecco. Vieni, 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 vieni. Si commuove. Lei come tutti quanti, chi ha pianto prima, chi piange adesso, questo è la cosa più bella di tutto questo enorme lavoro. Grazie tesoro e grazie a tutti. Perché ad un allievo, a tutti gli allievi scendono queste lacrime, c'è una grande emozione perché, come sapete, soprattutto i genitori che ci seguono nell'ultimo periodo dello spettacolo, c'è un enorme lavoro dietro. Purtroppo tutto questo non si può improvvisare, ma bisogna buttare sangue, sudore, energia, fatica, ma soprattutto passione, perché non è tanto il traguardo ma è il percorso che noi facciamo che rende questo momento speciale, ed è per questo che poi ci escono le lacrime. Quindi facciamo un applauso non a me ma a questi ragazzi. Complimenti ragazzi, bravissimi, bravissimi. Ognuno di loro ha messo il suo cuore e tutto quanto il loro impegno. Un qualcosa del genere non si può fare da solo, io posso aver avuto l'idea, ma io devo ringraziare un enorme team, da tutti quanti gli insegnanti e tutto quanto lo staff che ha coordinato questo lavoro, quindi grazie, grazie infinita a tutti voi, applauso grande e soprattutto per loro. Perché può sembrare scontato, ma a volte a 5-6 anni fare determinate coreografie con tutti questi dettagli, il fermaglio, le cose veramente non è facile, dalle piccoline che hanno avuto una grande pazienza, vieni qui. Vieni tesoro, vieni Giulietta, vieni, 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 vieni. Ma quanto è piccolina, eh? E ha avuto la sua massima pazienza, lei, Giulietta, tutte quante le piccoline, vero? E quindi, vai amore, ok, andiamo al tuo posto, ok. E quindi, niente, questa qui è una grande emozione. Io però ci terrei questa sera a dire un'altra cosa, in realtà a condividere un'esperienza personale. Allora, tutti quanti sapete chi era già con la Bivattas Academy lo scorso anno, quanto io abbia ovviamente creduto nel progetto del Brancaccio che poi quest'anno ho voluto rifare, e quindi ci stavo mettendo come sempre tutta quanta la massima passione, energia, ma lo scorso anno, seppur a voi lo spettacolo è piaciuto molto, in realtà non c'era il vero Sandro quel giorno. Quando a marzo eravamo nel pieno della preparazione dell'evento, mi arriva una telefonata. E questa telefonata mi dice: sai Sandro, siamo al Bambin Gesù, ed era mia sorella. Quella sera ovviamente la mia vita e la vita della mia famiglia è totalmente cambiata, veniamo a conoscenza che la nostra principessa aveva la leucemia. Condivido questa storia perché oggi lei è qui, ha danzato con me. Con questa enorme energia. Quindi quando lo scorso anno io ho ricevuto quel mazzo di fiori a fine spettacolo, lei era in ospedale, per me non è stata la stessa cosa. Perché vi sto raccontando questo? Chi mi segue sui social sa che io non condivido mai la mia vita personale o comunque le cose negative, perché secondo me dobbiamo sempre mantenere intorno a noi la positività, perché se sei positivo attrae positività. Però oggi vi dico questo perché anche quest'anno lo spettacolo The Show 11 Edition sostiene AIL. Se oggi mia nipote è qui, sta bene, io non devo ringraziare che non, i medici del Bambino Gesù, ai quali voglio fare un grande applauso. Ed è proprio per questo che io non mi sento una persona speciale, perché ho creato tutto questo, ma è chi ha salvato la vita a mia nipote e lo fa con tanti bambini. Perché quando conosci la realtà del Bambino Gesù è veramente dura. Quindi invito a salire qui sul palco le dottoresse del Bambino Gesù. Grazie, prego dottoresse. Sì, sì. Perché non sono i calciatori, non sono io, non è nessuno che è una grande star, ma sono loro.
E vi dico soprattutto questo perché loro sono degli eroi ed oggi c'è una percentuale di guarigione, almeno nella leucemia infantile. Grazie dottoressa. Grazie mille. Grazie dottoressa. Sì, io penso che la standing ovation ci stia tutta quanta. Ed io vi sto raccontando questa cosa. Vieni, vieni, dottoressa, vieni più vicino a noi, vieni, vieni. Vi sto raccontando questo perché? Perché questa sera fuori c'è sempre lo stand di AIL. Ovviamente, come sapete, noi già abbiamo fatto beneficenza, dei genitori che mi volevano fare un regalo hanno preferito fare una donazione ad AIL e quindi vi ringrazio ancora pubblicamente quando ho ricevuto quella ricevuta del bonifico che avete fatto ad AIL, perché la ricerca può e deve andare avanti. Quando si entra in questi percorsi si pensa di essere in un tunnel, ma io ci ho creduto fino in fondo. Ovviamente ringrazio i miei genitori, la mia famiglia, la mia sorella che è una mamma, e quando sei la mamma di una bambina che sta male è un grande problema. Ma la forza la devi tirare fuori per forza, e soprattutto la forza ce la danno loro. Vi racconto questa cosa proprio perché è importante. Io spero che ognuno di voi, quando esce fuori, si ferma nello stand di AIL. Basta anche un euro e quell'euro può fare la differenza nella vita di una persona. Quando io ho sentito la diagnosi dalle dottoresse non ci potevo credere, avevo finito le mie 7 ore di lezione di martedì ed ero felicissimo, invece poi ti cambia la vita in un attimo, quindi purtroppo è un qualcosa che ti può toccare all'istante. Quindi se volete potete fare un gesto, comunque Desciò sosterrà AIL e continuerà a farlo. Quindi un applauso a tutti quanti i bambini che sono lì, a tutti quanti i medici e soprattutto le mamme, i papà e soprattutto le famiglie. Io vi ringrazio e spero che siate stati bene e ci vediamo sicuramente il prossimo anno. Buona serata a tutti e grazie. Grazie! Grazie a tutti, arrivederci! Grazie. Arrivederci! Vieni, vieni.